ha voluto oggi si facesse questo incontro su una personalità molto importante nel bene e nel male della Calabria, dell'Italia meridionale, il cardinale Fabrizio Ruffo. Chi mi ha preceduto ha delineato insomma linee. La figura del cardinale Ruffo. Naturalmente, qua siamo quattro e diciamo che la stragrande maggioranza sicuramente sono a favore del cardinale Ruffo. Io leggo un po' diversamente la cosa, sono in minoranza. Però naturalmente ciò non significa che io non accetto quello che viene detto dagli altri e rispetto la propria opinione. Anche perché la storia, potremmo dire, è una narrazione di fatti, però la storia è anche una interpretazione. Non abbiamo la verità in assoluto, altrimenti saremmo nell'assolutismo. Noi, lasciatemelo dire, siamo figli della rivoluzione francese del 1789. Poi c'è stato il 99, poi ci sono stati altri avvenimenti nella storia lunga. Si parte da molto lontano. Naturalmente il libro di questa sera qua, di cui si parla e che i relatori parleranno molto più diffusamente e sapranno dirci le cose in maniera molto più approfondita, si parla di questa spedizione. Il titolo stesso ce lo dice. Storia della spedizione. Spedire significa mandare. Beh, l'Italia, diciamo che è stata, diciamo, il crocevia della cultura, della civiltà, è luogo di immigrazione, luogo di incontri, luogo di scontri. Molto spesso le invasioni, le spedizioni arrivavano dal nord, possiamo dire partendo dal periodo romano. Se vogliamo, anche i romani sono stati degli invasori per l'Italia meridionale. L'Italia meridionale è la famosa Magna Grecia, la cultura della Magna Grecia. Pitagora, Platone e tanti altri. E allora i romani non hanno invaso le regioni meridionali, come anche i greci non hanno invaso le regioni meridionali dove c'erano gli Drusi, dove c'erano gli Itali. E infatti il nome Italia sappiamo che parte proprio dalla Calabria e dà il nome a tutta territorio nazionale di oggi. Ma oltre questo, nel libro intanto diciamo che l'incontro di stasera viene proprio un pochettino a proposito. È di pochi giorni fa la notizia, e questo è il fatto vero, un assessore del Comune di Tropea è stato a Napoli, mi sembra, dove ha incontrato l'erede dei Borboni, il principe Carlo di Borbone, che ha conferito alla città di Tropea, forse questa è la notizia nuova, ha conferito alla città di Tropea la medaglia d'oro dell'ordine costantiniano. E ci sarà sicuramente, penso che il comune lo farà, una
manifestazione molto intensa partecipata verso il mese di settembre-ottobre, ecco la mese di ottobre, e questo da cosa deriva? Se noi osserviamo il gonfalone, lo stemma del comune di Clopea, cosa, a parte la corona regia, c'è una leggenda sotto: solo a Clopea sotto più deve tante le mazze. Ciò significa che Clopea è stata sempre fedele a che cosa? A chi? Al potere costituito. È stata, e naturalmente, qualunque azione amministrativa, qualunque azione politica ha il suo pro e il suo contro. Ci sono, come qualunque medaglia, c'è il dritto, c'è il rovescio. Abbiamo che cosa? Clopea, da questa, diciamo, sua fedeltà, soprattutto agli aragonesi, ha avuto tanti benefici. Tant'è vero che è stata una delle pochissime città del sud, città di Mariano. Che significa città di Mariano? Città di tutti, città libera, la libertà. Beh, e questo significa che Clopea non era stata infeudata al signore, a un conte, a un barone, a un marchese, a chiunque. No, si aveva la possibilità di amministrarsi da sé e di rispondere direttamente delle proprie azioni, del buon amministrare o del cattivo amministrare, direttamente alla corona. Questa è. E naturalmente Clopea, da questa sua fedeltà, ha subito anche delle conseguenze dopo. Nel 1811, quando è stata abolita la feudalità, cosa è successo? Sono stati creati i comuni. Ebbene, Clopea, che la storia ce lo dice, aveva il dominio, oltre che sul territorio cittadino, anche su altri 24 casali, alcuni ancora oggi esistenti e floridi, altri distrutti da quelle terribili terremoto del 1783, che ha stravolto la Calabria intera, modificandola anche a livello orografico e geografico. Cosa è successo nel 1811 con l'istituzione dei comuni? Che Clopea, perdere questa sua fedeltà, è stata punita gravemente. Infatti tutto il territorio è stato decurtato. Non so adesso, così a mente, quanti abitanti avevano Clopea. Comunque era, diciamo, il centro, la capitale di questo territorio, che andava dalla riva del mare fino alla cresta di Zurri, a Montepoli. Il territorio è stato decurtato, tanto vero che il territorio di uno dei paesi qua vicini, Zagra, arriva a poche centinaia da mare. E Clopea è uno dei pochissimi comuni italiani con più piccolo, è più piccolo per quanto riguarda il suo territorio. E intanto, diciamo che